Un caffè con l'esperto è offerto da Birra Antoniana, Uno Magazine e Vibrosonica. Si chiamano animali d'affezione chi non ha un cane, un gatto in casa e naturalmente gode della compagnia di questi nostri preziosi amici. Poi ci preoccupiamo quando appunto i nostri animali d'affezione non stanno bene e per questo ci rivolgiamo al medico degli animali che è il veterinario. Per parlare di tutto questo variegato mondo che riguarda appunto gli animali d'affezione abbiamo ospite con noi a un caffè con l'esperto qui nella prestigiosa sede storica del Caffè Pedrocchi il dottor Lamberto Barzon. Benvenuto dottor Barzon. Grazie, buongiorno. Presidente dell'Ordine dei Veterinari della provincia di Padova e tante altre cariche che poi leggeremo mano a mano se avremo voglia e tempo, ma in realtà sono altre cose che ci preme sottolineare certo. per i nostri telespettatori. Allora, 60 anni, nato a Padova, sotto il segno del Sagittario. Sa che il Sagittario è uno dei segni che maggiormente amano gli animali? Ma lo devo semplicemente, non lo sapevo, ma probabilmente lo vado a constatare della mia persona, il mio interesse verso gli animali è veramente a 360 gradi, perché non c'è mai un distacco tra la mia professione e la mia vita, perché comunque quando esco dall'ambulatorio dove curo gli animali, entro nella mia vita dove sono accompagnato dagli animali. Infatti mi incuriosisce, cioè, il dottor Barzon ha degli animali d'affezione? Allora, in questo momento ho una femmina di Australian Shepherd, che è un cane di razza americano, e un meticcio maschio. Ho un gatto, ho una seconda femmina di Australian, che però in verità è di mia figlia, che in questo momento vive con lei. È una convivenza difficile. Io, fino a poco tempo fa avevo addirittura tre cani, adesso purtroppo ne ho solo due, e ho notato che gli animali hanno veramente dei caratteri. Cioè, questo lo dico con buona pace di chi non ha mai avuto un animale in casa. E lei mi conferma questo aspetto, dottor Barzon? Sicuramente sì, sono degli individui, hanno una loro caratteristica propria. Hanno poi delle caratteristiche, parlando di animali di razza, legati alla razza stessa. Quando l'uomo ha selezionato le razze canine o feline, le ha selezionate in base all'uso che ne doveva fare. Quindi le ha selezionate secondo le caratteristiche morfologiche che devono essere attinenti al fatto che dovevano, non so, cacciare piuttosto che combattere i leoni. E nello stesso tempo però le ha affinate anche dal punto di vista caratteriale, in modo che fossero obbedienti piuttosto che più adatti alla compagnia, piuttosto che più aggressivi perché dovevano combattere le fiere, eccetera, eccetera. Ecco, dottor Barzon, a tale proposito, chiariamo una cosa subito per chi ci segue. È importante, quando scegliete un animale d'affezione, che conosciate in maniera precisa le caratteristiche di questo animale, perché spesso, molte signore si sono innamorate del beagle senza sapere che è un animale che era dedito alla caccia e che quindi soprattutto è anche molto vivace, irrequieto, e se avete una certa età e amate la vita tranquilla non è certo, come dire, una compagnia adeguata. Questo è un errore abbastanza frequente fra i suoi clienti, dottor Barzon. A noi piacerebbe, insegniamo, che il futuro proprietario di un cane dovesse venire da noi prima di acquistarlo, in modo da ricevere anche dei consigli per scegliere una razza più adatta, o nel caso si tratti di un meticcio, perché frequentemente le persone adottano anche dei meticci, debba essere un animale adatto per taglia, per caratteristiche e così via. Perché le osservazioni che lei faceva, sto pensando a un podista che ama correre, che si compra un bulldog, non è certo la razza più adatta, piuttosto che alla signora anziana che si compra un dog argentino e quando esce per strada, se ci sono dei pali dove attaccarsi, si salva, altrimenti è difficile. Quindi sì, la scelta della razza è una delle prime cose. La scelta anche di affinità di stili di vita tra il cane e il proprietario, come abbiamo già detto. E poi una cosa molto importante comunque è che non ci si deve mai avvicinare un cane senza conoscenza delle sue caratteristiche di razza o comunque etologiche. Un cane ha bisogno di attenzioni. Non sono importanti i mille metri di giardino, è importante i minuti o le ore del giorno che gli puoi dedicare. Questo fa la differenza tra un buon rapporto con un cane e un cattivo rapporto. Un cane che è lasciato da solo, che non ha un ambiente stimolante, che non è dato appunto dal giardino ma dal rapporto col proprietario, può diventare un cane stressato, può diventare un cane che va incontro a patologie di comportamento.
musical instruments to sound the air were made during the past. Now we have created a new instrument to sound the body with similar criterions. The Tibetan Bed by VibroSonica. VibroSonica, a polysensorial company. Come si fa a capire quando un cane è stressato? Ma ci sono dei segnali che magari il medico veterinario comportamentalista è una delle particolari specialità della nostra professione, va a cogliere, per esempio un cane che si lecca ripetutamente le labbra durante una visita veterinaria mostra di essere più stressato di un altro, ve ne sono altri un po' più sofisticati, però pensiamo molto spesso al cane che lasciato in casa distrugge i mobili e il proprietario lo interpreta come un dispetto fatto a lui. Non è così, il cane distrugge i mobili perché è in una situazione di stress, è in una situazione di fastidio e deve trovare uno sfogo a questa situazione e distruggere i mobili può essere un modo. Poi che non, a volte lo fanno anche gli esseri umani, sì, le stoviglie che volano in cucina. Sicuramente sì. Senta, dottor Barzon, ma quali sono i segnali che ci fanno capire che il nostro animale d'affezione non è in forma? Ma allora, intanto l'appetito rimane una cosa importante. Un cane che ha appetito, un po' come le persone, dà un segnale di buona salute, però ve ne sono altri di meno evidenti, come per esempio la tendenza a dimagrire troppo velocemente, molto rara, perché una delle patologie più importanti degli animali che entrano nei nostri ambulatori, e la chiamo patologia, è l'obesità. Qua stiamo diventando tutti obesi, i bambini sono obesi, gli animali sono obesi. Anche. Purtroppo molto spesso come mai sono obesi? Perché scambiamo il dare cibo per affetto. Ah, okay. E quindi è un modo di comunicare che abbiamo con l'animale, ma è un modo di comunicare sbagliato. Tornando sull'animale che non sta bene, quindi la tendenza a dimagrire, un pelo opaco, un aumento della sete rispetto alla norma, piuttosto che un aumento dell'appetito, abbiamo parlato del calo, ma anche un aumento di appetito è un segno di patologia. Un'urinazione più frequente che molto spesso si accompagna a un aumento della sete. Sono tutti segnali che vanno dati. Poi a quelli più banali, il cane non defeca più correttamente, ha le feci molli, piuttosto che ha delle tracce di sangue nelle urine, il cane che vomita. Sono tutti segnali di malessere. Aggiungo una cosa solo ancora. Dica. I nostri animali, come noi, tendono a diventare sempre più anziani. Abbiamo una popolazione di animali anziani, quindi con patologie, per esempio quelle articolari, che sono frequenti. Quindi anche lì, quando il nostro cane comincia ad essere un po' più rigido, ad avere qualche difficoltà a camminare, qualche segno di zoppia, non diamo per scontato che deve essere così. Deve essere così perché è anziano, ma magari possiamo aiutarlo con qualche farmaco, piuttosto con qualche piccola attenzione, magari facendolo dimagrire per farlo vivere meglio. Ecco, lei ha toccato un punto, quello dei farmaci, che assomiglia un po' alle vicende che coinvolgono gli esseri umani, cioè sembra che ci sia anche da parte degli animali una certa resistenza all'antibiotico, è così, dottor Barzona? Non è l'animale che è resistente all'antibiotico, ma sono i batteri che diventano resistenti all'antibiotico. Questa è l'attenzione che in quest'ultimo periodo proprio i media, ma l'ambiente scientifico a livello mondiale ci sta mandando dei segnali. Abbiamo un problema di antibiotico resistenza e in qualche modo i medici veterinari accanto ai medici umani sono coinvolti. I medici veterinari per due ragioni. Primo, per non dover abusare di farmaci nei nostri piccoli pazienti e quindi creando una popolazione di batteri resistenti, ma specialmente il veterinario è chiamato in causa quando parliamo di alimenti di origine animale. Dobbiamo pensare che la nostra alimentazione molto spesso è fatta di carne, uova, latte e all'interno di questi, con questi cibi noi possiamo veicolare delle caratteristiche che sono proprie degli animali. Quindi un antibiotico resistenza può essere accompagnata con batteri presenti in modo improprio nelle carni piuttosto che nel latte, piuttosto che nelle uova. Quindi la professione è chiamata a 360 gradi in causa. We'll be right back.
Musical instruments to sound the air were made during the past. Now we have created a new instrument to sound the body with similar criterions. The Tibetan Bed by VibroSonica. VibroSonica, a polysensorial company. Salve, sono Claudio Campagnolo. Vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni su canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Senta, lei parlava appunto di alimentazione dei nostri animali d'affezione e è chiaro che insomma la cosa più semplice è quella di riempire la ciotola di crocchette e lasciare il nostro amico insomma ad arrangiarsi per quanto riguarda sia il pranzo che la cena. Ma qual è il suo punto di vista? Sarebbe opportuno riprendere un po' ad alimentare i nostri animali con dell'umido, con del cibo umido o le crocchette vanno bene così come sono? Vi dico la verità, io rimango per le crocchette e vi spiego perché. Perché. Allora, intanto la crocchetta permette, attraverso una lavorazione di tipo fisico, di rendere disponibili e molto digeribili delle parti animali che altrimenti noi perderemmo. Sembra una cosa banale, ma se pensiamo che il numero di cani e gatti è enorme e dovessimo cominciare a dare a questi cani e gatti dei cibi che noi potremmo normalmente consumare, diventerebbero dei competitori della disponibilità di alimenti di origine proteica. Questo è un aspetto che pochi hanno curato, però è un problema che abbiamo. Anche perché se poi andiamo a prendere dal macellaio delle proteine animali da dare al nostro cane, devono essere di buona qualità, non è che possiamo prendere degli scarti. Gli scarti possono diventare validi dal punto di vista nutrizionale se vengono lavorati attraverso dei processi come può essere l'estrusione, che è un processo a caldo per formare la crocchetta, piuttosto che il trattamento a caldo che subisce l'alimento in scatola, dove questi cibi subiscono un processo appunto che li rende più digeribili in funzione del calore. Quel cibo dovremmo trattarlo sul fornello molto a lungo e allora dovremmo fare i conti, oltre con la disponibilità di proteine, anche col nostro tempo che è tiranno. E allora se devo perdere un'ora per preparare il cibo al cane, preferisco perdere un'ora con il mio cane in giro a passeggio con lui. Lei giustamente ha citato il tempo è tiranno ed è anche qui tiranno, però c'è ancora un piccolo spazio per il ricordo dell'ospite. Qual è il ricordo a cui lei è maggiormente legato? Mi pare che se l'ha portato qui, se ce lo vuole far vedere, di che si tratta? Allora, ho portato una foto, guarda caso, è un cane. E questa è Erta della Gran Guardia, è una cagna che mi ha accompagnato nella mia giovinezza. Questa foto la ritrae, no, non c'è la data, comunque era il 1980. Questa cagna... Quanti anni ha vissuto? Ha vissuto 13 anni. È diventata una campionessa. La cosa importante è che questa cagna e i cani in quel periodo della mia vita sono stati guida, mi hanno fatto fare delle scelte come fare il veterinario, perché la mia formazione iniziale è una formazione tecnica, quindi ho cambiato completamente le mie scelte in funzione della passione per i cani, aver conosciuto che con i cani si può fare una certa attività anche sportiva, che per me non è uno sport fino a se stesso. Fare delle esposizioni con i cani era valorizzare le loro caratteristiche ai fini dell'allevamento. E qui potremmo veramente parlare dei giorni. Comunque lei è stata un po' una mia musa ispiratrice, lei e qualche altro cane che è stato con lei. Bene, allora grazie a Erta della Gran Guardia e grazie soprattutto al dottor Lamberto Barzon, presidente dell'Ordine dei Veterinari della provincia di Padova. Spero di averla presto qui ospite ad Un caffè con l'esperto. Alla prossima. Grazie. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Birra Antoniana, Uno Magazine e VibroSonica.